questa macchina fa questo lungo viaggio dall'estate polverosa di Torre Annunziata, di Castellammare, di Pompei, provincia di Napoli, passa per Roma, arriva alla Camera, arriva al Senato e arriverà a Bruxelles, cioè nel cuore del Parlamento italiano ed europeo. In qualche modo Damiani vuole raccontare storie, non solo storie di Giancarlo, ma le storie di tutte le vittime innocenti delle mafie e dei giornalisti uccisi o minacciati. Ed è un simbolo forte, un simbolo straordinariamente forte. Perché la macchina è qui? Perché porta con sé non la storia di Giancarlo soltanto, ma quella di tutte le vittime di criminalità, dei giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo e di quelli che oggi sono minacciati. Già da 4 anni lavoravo in cronaca al mattino di Torre Annunziata, ma ancora non ero giornalista. Diciamo che ero una specie d'abusivo. Nico! Credo che questo mestiere sia un mestiere di straordinario valore. Questa Meari qui oggi nella piazza dell'istituzione mi inorgoglisce, perché oggi quella macchina ha un grande simbolo. Ha il simbolo del buon giornalismo, del coraggio, di chi non si piega ai poteri criminali, alla criminalità organizzata. Questa Meari non fa un viaggio di cortesia, no? Questo non è un viaggio di piacere, questo è un viaggio di impegno, di forte impegno che noi chiediamo alle istituzioni, per avere al primo posto nella loro agenda la legalità. Dobbiamo dire no alla repressione della informazione da parte dei pubblici poteri. La presenza della Meari di Giancarlo Siani oggi a Bruxelles segna un passaggio di consegne. Passaggio di consegne alle istituzioni europee perché raccolgano l'impegno di contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso a livello delle istituzioni europee e in tutti i paesi membri. Questa macchina sta qua 2 giorni e mezzo e quindi chi per lavoro entra al Parlamento europeo, chi passa e guarda, chi attraversa questa piazza, si fermerà a guardare una macchina che è dolore e sofferenza, ma che vuole tornare giù a Napoli
ricca di un impegno, che abbiamo chiesto in Italia e chiediamo in Europa per la legalità. La lutte contre la camorra, la lutte contre la mafia, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre ces gens qui pour eux-mêmes réclament le droit de tuer les autres parce qu'ils les considèrent comme un obstacle dans leurs objectifs. C'était très important pour moi d'être avec vous, pour vous signaler, vous n'êtes pas seul. Et merci que vous êtes venus. Merci beaucoup. Merci.